un ghost walk che ho preparato per te, Vittorio. Chi sei? Sono Enrico. Cosa fai nella vita? Ma ora non mi chiamo più Enrico. Riprendi e stai zitto, secondo me, parere personale. Sì. Secondo me. Allora, quando devo essere serio sono un 3D joint, cioè una giunzione col 3D. E in famiglia sono... Jolly Ganja. Ma anche... Grande Jolly Ganja! Ma anche Jolly Joint. Perché sì, la gente si confonde e mi fa piacere che si confonda. Cioè. Sì, Jolly Joint. Quindi è un po' tutto. In realtà questi due sono i miei nomi. L'altro è uno dei nomi che ho. E te l'ho preparato per te, per ringraziarti di avermi fatto conoscere questa cosa. È come se ero cresciuto a parallelo, ma non... Cioè, non siamo mai toccati. No, è assurdo, però è reale, è la realtà questa, è cambiata. Grazie. Mi sento molto meno solo. E questo è il mio regalo. Il mio regalo è un po' di conoscenza per tutti. Quello che ho lo metto al centro. Ho tanta roba, ma in questo caso è attinente. E l'attinenza è un'analisi di quella che è l'evoluzione di un fenomeno che ha portato all'immaginario dei pirati. Pirati che in realtà inizio già adesso col Tolkien. Esistono dai tempi di Giulio Cesare. Giulio Cesare da ragazzino, quindicenne, arrestato, catturato dai pirati della Cilicia. La Cilicia sono delle coste frastagliate del sud-ovest anatolico, della penisola della Turchia. È una penisola piena di insenature, ricorda un po' la Calabria, per chi è stato, come ambiente geografico. E in questo caso qua, questi predoni partono con le navi all'arrembaggio e fermano le navi più lente. Okay, abbiamo in questo caso delle macchine non aggiornate, lente proprio, come velocità di calcolo, come hardware, hanno delle scarse, anzi non esistono le difese perché non sono neanche concepite, e questo comporta dei bottini facili. I pirati iniziano con questo mordi e fuggi dalle coste, e sono legati molto a il provider da cui partono i contatti. Ciao. No, salutavo la mamma in telecamera. E cosa succede? Succede poi che la pirateria nel Mediterraneo segue anche l'evoluzione storica, arriva nel Mediterraneo medievale, dove un grande pirata, Barbarossa, arriva partendo, è un nordafricano, mi pare algerino, qualcosa del genere, parte con una ciurma di 70 uomini, Barbarossa semina nel Mediterraneo cattolico il terrore in una maniera incredibile, la sua ciurma diventa così feroce che a un certo punto prende e fa una scalata di privilegi al server di Tunisi e diventa re di Tunisi fino a che non muore. Lui e 69 pirati hanno preso la città e sono diventati governatori in toto fino a che le loro membra non sono morte. Cosa succede? A un certo punto, ecco, questa è l'analogia con i primi anni 90, quando il mare, perché esiste anche la pirateria nel lontano oriente della Cina, nel Giappone, non la conosco, neanche quella scandinava, i vichinghi sono arrivati fino in Sicilia e da là hanno minacciato Bisanzio a un certo punto, nel momento in cui qua c'erano i comuni. In realtà questa cosa è mirata dal Mediterraneo, che scopre con Colombo un nuovo mondo, ok, e si allarga, nasce internet a livello geografico, questo è un fenomeno che prende in analisi, è strutturale, è spaziale. Abbiamo un orizzonte che si amplia, io dal Mediterraneo vedo che posso andare dalla parte opposta, che pensavo c'è qualcosa. E questo qualcosa sono le prime isole spagnole che vengono colonizzate, Cuba, Santo Domingo, e qui c'è la chiave, perché poi ci ritorniamo dopo. A un certo punto io ho la possibilità di raggiungere dei provider che prima non sapevo che esistevano, quindi ho bisogno anche di delle infrastrutture diverse per spostarmi dall'altra parte, mi serve dell'hardware diverso. Arrivo in qualche maniera dall'altra parte e trovo una situazione che qua iniziamo con
la prima manifestazione della, del fenomeno che porta alla pirateria, che è il contrabbando. Cioè la Spagna ha il monopolio, cioè i diritti di copyright, il GDPR, quella cosa, quella lì, che non, nessuno al di là di una certa linea della mappa stabilita da un papa, non si può. La Spagna domina e ha il monopolio, quindi fa le colonie e le colonie hanno l'obbligo di commerciare solo con la madre patria. Solo che è una connessione strana perché il server centrale non riesce a far fronte a tutti i client che hanno bisogno delle loro risorse. E allora chi abita nel nuovo mondo, che è vincolato a prendere le cose dalla Spagna, a un certo punto si trova invece a dover trovare quello che passa solo attraverso chi arriva. Quindi francesi, spagnoli, sì, inglesi che non va bene, olandesi non vanno bene, violano questa cosa. E si crea una nomea cattiva per gli spagnoli in quanto sono molto aggressivi nel far rispettare i loro diritti di monopolio. Una lettera di un ambasciatore veneziano del 1600 che parla da Londra a Venezia dice: guarda che ho sentito che un privateer, cioè un privato, ha fatto commercio con gli spagnoli l'hanno preso e la ciurma gli hanno tagliato le mani e le gambe, le mani, i piedi, il naso, le orecchie, cosparsi di miele, lasciati nei tenoni a essere aggrediti dalle mosche finché non sono morti. Questa comunicazione passa ai livelli alti, cioè la burocrazia. Immaginate cosa si dice nei porti dove la gente è il popolo, quindi... Cioè nei pedolibar di Caracas. Cioè là usano dei termini abbastanza medici, clinici per definire l'evento, immaginate qual... la gente di mare cosa dice, quindi si genera in questo momento un odio verso la Spagna che non avete idea, come la campagna contro chi aveva Windows che sostenuto dall'Apple alla fine. Sì, quando avevi Windows eri negli anni dopo XP eri un bersaglio perché Apple era, non c'erano i virus. Vabbè. Cosa succede? Succede questo, succede che la gente muove, e qui nasce Drake per esempio, muove verso questo popolo, gli spagnoli, solo per odio, quindi abbiamo dell'attivismo. Drake, che viene definito un pirata o un corsaro, di fatto di queste cose ha compiuto gesti che sono di pirateria, ma lui non andava con la bandiera dei pirati, la sua bandiera, o agiva come si soleva dire quel tempo per proprio conto. Ma lui issava la bandiera del re Giorgio, cioè era inglese, lui voleva solo sterminare gli spagnoli. E lì la prima fase, cioè abbiamo i contrabbandieri che contrabbandano i beni con le colonie, quindi sotto banco siamo in una Juarez. Ma quelli che ti fanno gli uve tutti gli altri? Poi cosa succede? Succede questo, succede che dopo il contrabbando si sviluppa qualcosa che è diverso, qualcosa contro gli spagnoli. Cioè nella prima fase non abbiamo... passa una nave francese, andiamo a vedere cos'ha e la combattiamo, la saltiamo, cioè non è tutti contro tutti, com'è la pirateria nella seconda sua fase. In questa fase qua siamo tutti contro la Spagna, cioè, e gli esempi di pirateria in questo caso che andiamo a vedere è un attacco di Drake, per esempio, quando arriva a Maracaibo, e cosa fa? La prima cosa entra in città sotto mentite spoglie da mercante e inizia a fare enumerazione, cioè guarda dove sono i cannoni, quanti sono gli addetti, se hanno o no la polvere da sparo, perché in quel momento il malloppo, il flusso di Bitcoin transita solo attraverso due o tre città che raccolgono tutto, sono dei gangli. Allora è inutile che vado a assaltare fuori, vado direttamente dove sono loro perché sono male organizzati, poco riforniti perché il server centrale non riesce a rispondere a tutte le richieste di connessione. Cosa succede? Succede che lui inizia a prendere contatto sul luogo di tutto quello che c'è, fa la mappa e poi torna e l'assalto pirata non avviene via mare, avviene via terra. 200 km prima sbarcano e la prendono da dietro. Questo cosa comporta? Comporta la pianificazione di un attacco. Andare a colpire dove, come e con gli strumenti giusti. È lì l'analisi di quello che si va a vedere per ottenere poi il malloppo. Non ha fatto i conti col tempo. In quel caso il maltempo gli ha tolto la soddisfazione.
E succede che torniamo all'inizio, dove gli spagnoli arrivano a prendere possesso del nuovo mondo e si fermano nelle isole. Succede quello che è la chiave per la nascita di quelli che sono i bucanieri, cioè i papà, i genitori dei pirati. Siamo in Spagna, dobbiamo portare la nostra civiltà di Sua Maestà Re Cattolico di Spagna nel nuovo mondo, ci portiamo i maiali, perché i maiali ci riempiono la pancia. Poi scopriamo che dalle isole dove siamo c'è la terraferma, c'è il continente, allora voglio conquistare il Messico, voglio conquistare il Perù, voglio espandere la mia rete. Cosa faccio? Lascio il vecchio server, appena quello appena preso è inutile adesso, e ci lascio una risorsa importantissima, i maiali. Lasciare là i maiali comporterà la nascita dei bucanieri, come Michele di là. Persone rudi che vivono selvatiche e fanno il commercio della carne secca. Però essiccano la carne. Cosa succede? Succede questo: nascono delle persone che prendono delle risorse e fanno contrabbando con le colonie, okay? Si scambiano dati, cibo in questo caso. La Spagna si incazza e li sloggia fino ad arrivare all'isola della Tortuga, che è 4 km forse dalla costa di da dove erano prima. Non fanno gran fatica. Non fanno gran fatica all'inizio, però devono attecchire e resistere a diverse ondate dove gli spagnoli vogliono debellarli. Di fatto fa comodo a molte colonie spagnole la carne secca e le pelli che gli danno, perché dalla madre patria non arriva quasi un cazzo, e loro si vedono transitare un flusso di oro che è incredibile. Dalla tortuga nasce quello che i primi pirati rendono il sogno degli altri, e siamo a Pierre Le Grand. Pierre Le Grand parte con una lancia di 28 persone su un cazzo di, come si dice, vasca da bagno, e prende il galeone più lento. Galeone più lento, grosso, siamo a che fare con quel, immagino io, perché poi non lo so del fatto vero, questi server universitari ancora grossi, macchinosi, non aggiornati, dove fai telnet. È un mondo ancora dove puoi far telnet, perché tanto non... Telnet? Cioè, sì, puoi fare telnet, perché tanto non... non c'è dall'altra parte, gli spagnoli non hanno le risorse, per, cioè, sono avidi, stanno trasmettendo altre cose. Ma lo faccio ancora io lavoro, telnet. E quindi siamo in un momento in cui Pierre Le Grand dimostra come tutto è possibile per certe persone che sono ardite e coraggiose. E questo è un altro aspetto che invece si addentra dal lato della pirateria, cioè della pirateria informatica, per il rispetto che si genera tra le persone che vivono in questo ambito. Una cosa molto bella che mi ha fatto pensare sono stati gli approcci antropologici di chi studia la democrazia. E la democrazia dei pirati che nasce su una barca è legata, come dice Man Wearing, a una cosa molto importante. Cioè, c'è una persona a un certo punto all'inizio, quando la pirateria inizia a cambiare e si evolve, che passa dall'altra parte. Passa dall'altra parte e inizia a fare un libro che è una fonte ancora oggi veramente molto autorevole di tutto quello che è l'analisi della pirateria come fenomeno a livello della filibusta, cioè i fratelli della costa, chi nasce e si genera in un periodo molto florido per quella che è la pirateria. E ha una cosa molto bella, perché prende in analisi le origini, le ragioni, le tattiche, i porti di scalo e i suggerimenti personali per fermare questo fenomeno. E sapete chi è questa persona? Quella persona che dice che chi vive dentro una nave pirata è già di per sé in prigione. Quindi è inutile proporre come pena la prigione, la morte, perché tanto accetterà di buon grado la prigione rispetto a dov'è. Siamo in un mondo molto rude dove la vita ha un valore del cazzo. Perché nasce a un certo punto questo movimento di ribellione che porta alla democrazia? Perché
si mangia di merda, si caga in un posto schifoso, ho freddo e ho i piedi scoperti, devo fare il mio lavoro e ho gli mestieri arrugginiti e mi prendo tante di quelle parole e vessazioni che la gente si mette d'accordo e dice basta, basta. Questa è un'altra analogia che vedo molto coerente con il mondo dell'hacking. C'è una cosa bellissima. Girati, parlami di qua. C'è una cosa bellissima, le mie slide sono i libri. Oh, da 15 minuti, il mio braccio sta andando. E è questa. Eccola qua. Questi sono gli articoli dal primo e poi vanno oltranza, dove i pirati si mettono preventivamente d'accordo e in maniera democratica stabiliscono quanto sarà il bottino, quanto ognuno dovrà ricevere in caso di indennità per infortunio, quante volte io posso permettermi di essere licenzioso, perché in alcuni posti non si poteva neanche giocare a dadi o bere per soldi, cioè non si poteva, era una cosa molto restrittiva e dovevo arrivare con le mie armi ben pulite. Sono delle cose che ci si mette d'accordo prima e le si rispetta in maniera onesta. Questo è il principio che muove anche certe congreghe di hacker, che tra loro sono molto onesti. Quello è l'altro aspetto un po' sociologico rispetto a il talk. Ecco, io penso che ho finito, mi sono dimenticato chissà cose. Clap, 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 clap. Bravissimo!